siamo a buon punto ormai nel cammino interpretativo che abbiamo intrapreso nell'esame del decreto legislativo numero 127. Abbiamo esaminato i principi che il giurista ci ha dato, soprattutto illustrandoci le caratteristiche della clausola generale, così come se lo individuate all'articolo 2423 sulla redazione del bilancio. Ed in particolare egli ci ha detto che il bilancio deve rispondere ai principi di chiarezza e al principio di rappresentazione in maniera veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. Per quanto riguarda la chiarezza, ci siamo sforzati, in relazione alla rappresentazione del conto economico, di stabilire la forma che il conto deve assumere, l'ordine che le voci devono avere nella esposizione e abbiamo indagato su tutte le caratteristiche di rappresentazione del conto stesso. Per quanto attiene invece alla maniera veritiera e corretta, siamo soltanto nella clausola generale a livello di principi. È come se ci trovassimo al vertice di una piramide. Al di sotto di questa piramide noi abbiamo i principi di redazione del bilancio. Anche questi principi di redazione ci sono stati illustrati dal Presidente Salafi. Il mio intervento rispetto alle medesime proposizioni del 2423 bis è soltanto per verificare l'impatto economico aziendale dei principi di redazione del bilancio, prima che si passi alla base della piramide che costituirà il punto giuridico di riferimento della costruzione, punto giuridico che il contabile non può ignorare, perché il contabile deve rappresentare soltanto la gestione aziendale. L'economista d'azienda deve costruire il bilancio nelle sue valutazioni, ma tutto questo deve avvenire nel rispetto dei principi che ha emanato il legislatore. Ecco perché è estremamente importante riesaminare i principi così analiticamente illustrati dal Presidente Salafia nel loro impatto aziendale. Questi principi di redazione del bilancio vengono immediatamente prima dei criteri di valutazione, quindi si trovano in un punto di mezzo tra la clausola generale che rappresenta la finalità conclusiva alla quale il bilancio deve pervenire e proprio i principi concreti, applicativi sui singoli elementi del bilancio nei quali dovremo successivamente inoltrarci. Prima il Presidente Salafia dal punto di vista giuridico e poi, per quanto mi riguarda, dal punto di vista contabile per la formazione del conto economico. Il primo principio di redazione del bilancio consiste nella proposizione che così si legge: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Il principio di prudenza non è richiamato soltanto al punto 1, ma lo troveremo ancora successivamente. Direi che è il motivo di fondo al quale deve ispirarsi la formazione del bilancio ed in particolare a cui deve ispirarsi il valutatore quando fa le sue scelte per la formazione del bilancio stesso. Il secondo aspetto, la prospettiva della continuazione dell'attività, risponde al concetto anglosassone che viene definito come Going Concern Principle. Si tratta cioè del principio che fissa in maniera precisa che le norme dettate per la formazione del bilancio devono rappresentare il capitale di funzionamento dell'azienda, nel doppio aspetto del conto economico e della situazione patrimoniale. Cioè l'azienda deve essere valutata partendo dal concetto che ci troviamo in un momento del suo andare, ci troviamo a chiudere un esercizio che è parte di una gestione, e in questa gestione l'azienda è destinata a durare. È proprio in questo funzionamento che si ha la spiegazione e si forniscono i limiti ai singoli criteri di valutazione. È chiaro che la dottrina precisa che questo principio deve essere inteso in senso prevalente, perché non è possibile sempre e per qualsiasi elemento del patrimonio informarsi a questo principio generale del funzionamento. Ma questo non significa che noi vogliamo proporre una deroga, vogliamo dire semplicemente che nell'ambito della generale valutazione del patrimonio aziendale, nell'ottica del funzionamento, può darsi che ci siano
taluni elementi dovuti a che siano connessi a certe scelte che l'imprenditore intenda fare, che devono essere valutati in maniera diversa da quella del funzionamento. Si immagini, per esempio, che l'imprenditore abbia in mente, nel breve volgere di tempo, di operare una ristrutturazione dell'azienda. Si immagini che egli abbia in mente di cedere un ramo dell'azienda in modo da proiettarla sotto un profilo di redditività e di produttività maggiore di quanto non abbia nel momento attuale. Ebbene, la ristrutturazione potrà comportare che certi macchinari, certi impianti debbano essere dismessi. Queste valutazioni connesse a decisioni di breve periodo non contrastano con l'ottica di funzionamento generale, ma pur tuttavia, tenendo presente che nel breve periodo dovranno essere assunte queste decisioni, evidentemente quando si scenderà alla valutazione di quegli elementi non potranno più essere adottate le valutazioni di tipo corrente, ma queste valutazioni dovranno per forza confrontarsi con le decisioni che l'imprenditore stesso ha voluto assumere, e cioè con la dismissione di quei cespiti, con la dismissione di quel ramo di azienda. In sostanza, non dobbiamo dimenticare che il bilancio si compone di una parte che proviene dalle rilevazioni di esercizio e che hanno un valore certo e determinato. Un'altra parte è formata da valori congetturati. È chiaro che i valori congetturati intanto si possono fissare adeguatamente in quanto l'imprenditore ha operato una scelta nel lungo periodo o anche per talune parti, come abbiamo detto precedentemente, nel breve periodo. Ed è proprio in questo tipo di valutazione che l'imprenditore deve confrontarsi. Queste scelte, queste prospettive che egli intende adottare per il futuro dell'azienda devono essere esposte come scenario di fondo dell'attività in quel documento che è la relazione della gestione, nella quale egli adotterà una politica dei piani nell'ambito dei quali noi avremo l'adozione più precisa e quindi avremo dei confini ben determinati di questo principio di carattere generale che è appunto quello del going concern. Il secondo principio che troviamo nell'articolo 2423 bis è ancora un principio di prudenza, perché ci invita ad indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Qui il discorso è più vicino all'economia aziendale. Ecco, noi non dobbiamo dimenticare che il complesso della gestione aziendale si divide in tanti cicli economici. Questi cicli economici si realizzano a livello propriamente economico e a livello finanziario. A livello economico abbiamo costi ricavi, a livello finanziario entrate e uscite. Per stabilire quando gli utili siano effettivamente realizzati, dobbiamo esaminare il ciclo economico e dobbiamo soprattutto chiederci quando il ricavo sia conseguito. Per stabilire quando il ricavo sia conseguito, dobbiamo aver riguardo al termine di questo ciclo economico e dobbiamo distinguere soprattutto le due ipotesi di fondo, se si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. Qui si può soccorrere anche la legislazione fiscale che in proposito ha espresso dei principi fondamentali. Per quanto attiene la cessione di beni, il momento in cui il ricavo è conseguito può essere quello della consegna o spedizione del bene, se si tratta di beni mobili. Se si tratta di beni immobili, noi abbiamo l'atto pubblico. Per quanto riguarda i servizi, il momento conclusivo è la prestazione del servizio. Ebbene, quando questo si è verificato e quando abbiamo esaminato che tutti i costi correlativi a questi ricavi sono stati compresi nella situazione economica aziendale, ecco, noi abbiamo il senso della verificabilità degli utili, abbiamo la certezza che gli utili siano stati realizzati. Per quanto riguarda poi il principio indicato al numero 3, si fa riferimento, come ha già detto anche il Presidente Salafia,
alla duplice impostazione che un bilancio potrebbe avere, di cassa o di competenza. È chiaro che il bilancio che rappresenta il reddito d'impresa è sempre un bilancio di competenza. Ma che tipo di competenza deve essere tenuta presente nella formazione del bilancio? Innanzitutto una competenza di carattere temporale, perché noi nel corso dell'esercizio andiamo a rilevare quei fatti amministrativi che si verificano nel corso dell'esercizio e che per la maggior parte sono rappresentati da documentazione contabile sulla quale questi fatti sono rappresentati, un acquisto di beni, una vendita di beni, eccetera. È ancora temporale il principio della competenza quando noi ci collochiamo alla chiusura dell'esercizio e quando, senza attendere la manifestazione finanziaria che ci misura il costo e il ricavo, noi andiamo ad inserire i costi e i ricavi nella situazione aziendale, casomai facendo ricorso a delle variazioni numerarie presunte, non avendo le variazioni numerarie certe o assimilate che siano in grado di misurare l'aspetto economico. Ma tutto questo non basta, perché a questo punto noi avremmo una stretta e rigida competenza temporale. Il legislatore vuole che la competenza sia di carattere economico, cioè vuole un ulteriore approfondimento del problema. Che cosa significa competenza economica? Significa correlazione tra costi e ricavi, quello che gli inglesi chiamano matching principle. Cioè non è importante aver rilevato dei costi dei ricavi, non è importante aver rilevato costi e ricavi al termine dell'esercizio quando non ci siano state le connesse manifestazioni numerarie certe o assimilate. È importante che ci sia un'ulteriore verifica, che nel conto economico si contrappongano costi e ricavi correlativi. Sicché se noi abbiamo dei costi rispetto ai quali non si sono ancora verificati i correlativi ricavi, noi dovremo spostare questi costi ai futuri esercizi. Se viceversa noi abbiamo dei costi che devono fronteggiare un ricavo non ancora contabilizzato, noi in taluni altri casi potremo portare il ricavo presunto come competenza dell'esercizio, avendo sempre riguardo alla correlazione funzionale costi-ricavi. Un esempio può ancora chiarire meglio quanto ho cercato di dire con queste mie proposizioni. A proposito degli interessi passivi, io posso rilevare degli interessi passivi perché pagati nell'esercizio. Se a fine esercizio vado a rettificare questi interessi passivi con un risconto attivo, perché riconosco che quota parte di questi interessi devono essere spostati per competenza al futuro esercizio, io sono ancora nell'ambito di una competenza puramente temporale. Che cosa significa allora nel caso specifico adottare un principio di competenza economica? Significa stabilire se questi interessi passivi, per ipotesi, siano da considerarsi di competenza dell'esercizio in senso economico o se debbano essere portati in aumento delle immobilizzazioni, come vedremo in tal proposito c'è un criterio di valutazione che ci darà proprio questa possibilità al verificarsi di talune condizioni. Allora in questo caso il fatto di dover stabilire se l'interesse passivo debba ricadere nella competenza dell'esercizio o se debba essere riversato nel costo dell'immobilizzazione per essere di conseguenza spostato nell'ambito delle quote di ammortamento negli esercizi successivi, ebbene tutto questo significa adottare il principio della competenza nel senso economico. Ancora al punto 4 noi leggiamo: si deve tener conto di rischi e perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Sul punto la relazione del principio è stata estremamente precisa. Alcune connotazioni aziendali io vorrei tracciarle nella fase di chiusura finale, quando questo concetto nell'ambito delle scritture di assestamento di finale della contabilità saranno meglio comprensibili. Vorrei soltanto dire in questo momento che il punto 4 è strettamente collegato al matching principle, perché il voler a tutti i costi inserire nella contabilità dell'esercizio quei costi che riflettono rischi e perdite di competenza dell'esercizio, anche se si andranno a verificare nei primi periodi dell'esercizio successivo, ma sempre in tempo per poterli collocare nel bilancio dell'anno precedente, significa proprio voler puntualizzare sempre meglio quel discorso del matching principle. Se idealmente fosse possibile, attraverso la rilevazione di esercizio,
attraverso le scritture di assestamento ed ancora tenendo conto di queste operazioni che si andranno a verificare nel primo periodo dell'anno successivo, di completare il conto economico senza lasciar nulla fuori, ebbene noi avremmo fatto un bilancio il più vicino possibile a quel modo veritiero e corretto di rappresentare la situazione economica dell'azienda. Al punto 5 viene espresso un altro principio di redazione del bilancio. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Sembrerebbe dalla espressione letterale che si voglia quasi far riferimento a un divieto di compenso di partite, e cioè nell'ambito di una voce di bilancio, quando ci siano degli elementi eterogenei, questi elementi non possono essere compensati tra di loro. Ma questo non è vero. Innanzitutto vediamo in un caso concreto quale può essere l'applicazione di questo principio. Supponiamo che al punto A2, valore della produzione, noi ci riferiamo a tre tipi di rimanenze: prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti. Questi tre elementi nell'ambito della voce hanno un carattere eterogeneo. Quindi, se per ipotesi i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati 10 lire in più del loro valore attuale, se i semilavorati devono essere valutati 10 lire in meno, colui che forma il bilancio potrebbe anche concludere: ma io lascio le cose come stanno perché in fondo l'espressione conclusiva della voce non conterrà degli errori. E questo vuole proprio vietare questo principio. Bisogna esplicitare le valutazioni in più e le valutazioni in meno. Il risultato finale non cambierà, ma la eterogeneità degli elementi ci obbliga a fare questo tipo di ragionamento. Quindi non è esattamente il principio di compenso di partite che noi abbiamo individuato come fatto formale nella formazione del conto economico. È un momento che precede quello di compenso di partite. Siamo in un momento valutativo, quindi non possiamo esprimere compensazioni quando a livello valutativo noi abbiamo, nell'ambito della stessa voce, degli elementi eterogenei per i quali potremmo dover rilevare variazioni di segno contrapposto che ad ipotesi si elidono. Io a questo punto offro un ulteriore ragionamento, un contributo alla esatta applicazione di questo principio. Possiamo far riferimento alla legge fiscale. Quando cessa la eterogeneità nell'ambito del principio e comincia la omogeneità? Parliamo proprio di rimanenze. L'articolo 59 del testo unico ci dice che abbiamo delle categorie omogenee. Le categorie omogenee si formano quando riusciamo a individuare dei gruppi di rimanenze che hanno caratteristiche comuni di natura e di valore. Ebbene, quando siamo scesi a questo livello, nell'ambito della categoria omogenea, noi sappiamo certamente di non poterci sbagliare, perché non possiamo a quel livello operare delle valutazioni che si elidono tra di loro. Quindi mi pare che il punto di riferimento possa essere proprio la categoria omogenea dal punto di vista fiscale. Ed infine l'ultimo principio che il Presidente Salafia ha trattato soprattutto in riferimento alle deroghe, vedi ultimo comma del 2423 bis e quarto comma del 2423 sulla redazione del bilancio. Ma non è questo il mio compito, quello di soffermarmi su questo aspetto, dobbiamo soltanto verificare il concetto. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro. Ora, il criterio, la finalità di questa norma è quella della comparabilità nel tempo dei bilanci, perché quando si dà la possibilità di cambiare i criteri di valutazione, si dà adito alle politiche di bilancio. Se un punto fondamentale vuole essere lo scopo del decreto legislativo 127, è proprio quello di evitare che ci siano delle politiche di bilancio, che cioè si voglia comunque ottenere un risultato finale e per ottenere quel risultato finale si vadano a modificare i valori applicando anche dei criteri diversi l'uno dall'altro. Circa poi l'applicazione di questi criteri, io voglio distinguere in via conclusiva questo concetto. La differenza tra il cambiamento del criterio e la verifica del criterio.
Cambiare il criterio di valutazione significa, per esempio, per le rimanenze, passare dall'applicazione dell'IFO all'applicazione di un altro criterio FIFO. Ebbene, se voi pensate che in un bilancio, a parità di rimanenze, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le rimanenze iniziali valutate a 100, le rimanenze finali valutate per il cambio di criterio a 110, ebbene, questi due valori nel conto economico renderebbero un reddito maggiore di 10, reddito che non ha nessuna base economica, ma diventa soltanto un'espressione numerica dovuta al cambiamento del criterio. E questo è quello che la quarta direttiva vuole cambiare. Altra cosa rispetto al cambiamento dei criteri è la verifica dei criteri stessi. Se nell'ambito delle rimanenze io ho un prodotto finito che non posso vendere più perché non è più in linea con le caratteristiche ecologiche dell'ambiente, perché c'è un provvedimento amministrativo che me ne vieta la vendita, è chiaro che io devo modificare il mio criterio e devo andare verso il prezzo di realizzazione. Ma qui siamo nell'ambito già di scelte consentite dalla normativa, non è un cambiamento vero e proprio di criteri. La stessa cosa può dirsi quando io faccio una valutazione di prodotti fuori moda. Non posso più collegarmi al costo, ma devo andare al valore corrente. Siamo nell'ambito di scelte che sono importantissime, come abbiamo detto, ai fini della valutazione di bilancio.